C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. La fotografia ha acceso le menti di migliaia di personaggi creativi, dando la possibilità di fermare il tempo così da non farlo scomparire, lasciando una memoria tangibile, inconfutabile e facendo trasparire in noi un'emozione inspiegabile. Nata nella prima metà dell'Ottocento in Francia, con la celebre foto di Joseph Nietzsche veduta sulla città, prese piede costantemente in tutto il mondo, tirando fuori geni assoluti dell'immaginazione. Il contesto della fotografia, un po' per il periodo storico, un po' dato dalla società di allora, era frequentato per lo più da uomini, cosa che fece affermare poche figure femminili. Nei primi anni del Novecento nasce a San Francisco, in California, Louise Dahl Wolf, da genitori immigrati norvegesi. Era la più giovane di tre figlie. Nel 1914 inizia i suoi studi alla California School of Fine Arts, ora San Francisco Institute of Arts, dove studia design e colore con Radolf Schaffer e pittura con Frank Van Sloan. Segue corsi di disegno dal vero, anatomia, composizione di figure e altre materie nei successivi 6 anni. Dopo la laurea, Dahl Wolf lavora nella progettazione di insegne elettriche in interni. Nel 1921 incontra la fotografa Anne Bergman, che la ispira a dedicarsi alla fotografia. Il suo primo ingranditore per camera oscura è uno di fortuna che costruisce da sola, mediante il solo utilizzo di una lattina, una cassetta di mele e una parte di una scatola di cioccolatini Ghirardelli come riflettore. Studia design, decorazione e architettura alla Columbia University di New York nel 1923. Dal 1927 al 1928, Dahl Wolf viaggia con la fotografa Consuelo Canaga, che approfondì il suo interesse per la fotografia. La sua prima fotografia pubblicata, intitolata Tennessee Mountain Woman, viene pubblicata su Vanity Fair, rivista statunitense nata nel 1913. Nel 1928 sposò lo scultore Meyer Wolf, che costruisce gli sfondi di molte delle sue foto. È la donna fotografa di moda più importante della prima metà del XX secolo, secondo l'esperto di fotografia Terence Pepper e per Valerie Steele. La vitalità e dinamismo nel lavoro di Dahl Wolf sono stati una parte importante dell'ascesa del look americano. Oh, yes. Louise muore l'11 dicembre 1989 ad Allendale, nel New Jersey. Nel 1999 il suo lavoro diventa oggetto di un film documentario intitolato Louise Dahl Wolf, Painting with Light. Il film presentava l'unico filmato moderno sopravvissuto di Dahl Wolf, comprese ampie interviste. È stato scritto e diretto da Tom Neff, montato da Barry Rubinoff e prodotto da Neff e Madeline Bell. Le sue fotografie sono oggetto di dibattiti e discussioni ancora oggi. Seal.